Buona la prima, la stagione 2014-2015 non poteva iniziare meglio per la Cremonese. Cosenza ha battuto 3-2 allo Zini in Team Cup e qualificazione al secondo turno ottenuta. Domenica si va in Sicilia, in casa del Trapani. I grigiorossi sono partiti fortissimo, portandosi subito sul 2-0. Una discutibile decisione arbitrale ha cambiato l'inerzia della gara, consentendo ai calabresi di rimontare. Ma nel momento più difficile del match, nonostante l'inferiorità numerica, la Cremo ha reagito, stretto i denti e portato a casa la vittoria. La voglia, la grinta e il grande impegno messo in campo dalla giovane truppa di Mario Montorfano hanno entusiasmato lo Zini. La cronaca dell'incontro vede i grigiorossi passare in vantaggio al settimo, lancio illuminante di Lombardo per Kirilov che batte i difensori in velocità e a tu per tu col portiere non sbaglia. Poco dopo, al dodicesimo, Jadid regala una prodezza che vale da sola il prezzo del biglietto. La saetta del marocchino si infila nel 7 e non lascia scampo a Ravaglia. Sembra tutto facile per Brighenti e compagni, ma al 32esimo Calderini, che forse controlla con un braccio, si scontra col giovane Battaiola in area, l'arbitro è severissimo, concede il rigore al Cosenza ed estrae il rosso nei confronti del portiere. Dal dischetto capitan Mosciaro spiazza il neoentrato Venturi, 2-1. E poco prima dell'intervallo Alessandro fallisce una ghiotta occasione per poter siglare il pareggio. Il 2-2 è soltanto rimandato. In avvio di ripresa la Cremo soffre, Alessandro costringe la parata a Venturi, Calderini raccoglie la respinta e deposita in rete. Soltanto due minuti dopo però i grigiorossi siglano il gol partita dando prova di grande carattere. Favalli pennella un cross al bacio per Kirilov che di testa mette la palla sotto l'incrocio. Nei minuti finali il neo entrato Manai potrebbe chiudere la partita ma Ravaglia, con un miracolo, gli nega la gioia del gol all'esordio tra i professionisti. C'è da soffrire fino alla fine per la Cremonese e in pieno recupero è Venturi a compiere la parata salva risultato sulla velenosa punizione di Napolano. Dopo il triplice fischio, tutti in piedi ad applaudire Montorfano e i suoi ragazzi, che corrono a festeggiare la vittoria sotto la curva Favalli. Siamo solo all'inizio, ma la strada è quella giusta.